Riallacciandoci quindi ai temi discussi precedentemente, al problema della diagnosi differenziale e dell'inquadramento delle personalità anche psicopatiche, abbiamo presentato negli scorsi seminari un caso di una paziente che è seguita nel nostro istituto che presentava problemi di adattamento sociale, di profonda insoddisfazione, realizzazione, che si riflettevano anche in decisioni contraddittorie nella sua vita. È una studentessa universitaria che ha cambiato spesso anche indirizzo di studi, facoltà, una stessa università. E sempre per una spinta perfezionistica che lei stessa riconosce, un bisogno profondo dimostrativo di un'eccellenza, di un valore che è stato in passato non riconosciuto. Quindi per comprendere questi stati emotivi è molto importante ricostruire la storia personale del soggetto, come sono nati queste tendenze, queste urgenze emotive. In questo caso abbiamo ricostruito quindi una storia familiare molto difficile, con dei traumi profondi, ed anche abbiamo notato l'importanza del negativo della sua esperienza scolastica. Infatti la paziente è stata vittima per tutti gli anni del liceo di fenomeni di bullismo non gravi, ma un continuo espressioni di svalutazione, di ironia nei suoi confronti, e ai quali non sapeva reagire, non aveva gli strumenti reattivi, essendo una personalità quindi in quegli anni molto insicura, anche per l'esperienza familiare. Però tutto quello che lei ha vissuto, ha represso, è rimasto intatto dentro di lei, con un bisogno ancora dimostrativo e rivendicativo molto forte, e il suo rancore, sempre attuale nei confronti degli ex compagni, è esteso anche agli stessi insegnanti, che sarebbero stati quindi degli spettatori indifferenti di questo suo dramma e non l'avrebbero abbastanza sostenuta e anche valorizzata, pur essendo una persona di qualità anche intellettive notevoli. E quindi non mancano fantasie proprio di riscatto, nel senso del ritorno nei luoghi dove la sua personalità avrebbe subito questo smacco, queste umiliazioni, per appunto quasi avere pubbliche scuse smentite del giudizio inadeguato dato. E questo sul piano fantastico, ma ci sono anche proprio dei progetti di realizzazione, come abbiamo visto, di queste esigenze così quasi riabilitative. Ma questi problemi risolti si riflettono anche nel quotidiano, quindi vi è un'estrema suscettibilità e vulnerabilità nei confronti degli atteggiamenti degli altri, quindi molte volte anche un bisogno proprio di una vendetta immediata, come abbiamo citato, degli episodi sociali anche molto significativi nei confronti di alcune persone del suo ambiente e anche soprattutto del partner. Non manca però un senso di autocritica molto sviluppato, per cui, che a volte è così quasi minato da questi sentimenti così potenti, ma a volte riesce a riequilibrare queste situazioni emotive. E quindi sappiamo che questi problemi non possono non riflettersi anche nel transfert, quindi sono personalità che temono sempre di essere non abbastanza riconosciute, valorizzate, e quindi questi problemi poi in concreto si possono poi analizzare nel transfert. Abbiamo quindi delineato ancora una volta una situazione emotiva complessa, ma sono sempre complesse queste situazioni delle personalità che hanno problemi nevrotici o meglio di psicopatia, e non è sufficiente quello che è stato detto e che sarà poi dimostrato, descrivere questi stati emotivi come così delle situazioni a sé. C'è un sentimento di sicurezza che porta ad un certo tipo di diagnosi, c'è un sentimento di quasi paranoide, di
bisogno di sensazione di essere continuamente svalutati, quindi bisogno sistemicamente di ribadire il proprio valore, ma quindi non importa descrivere come mondi a sé questi stati emotivi, ma è importante correlarli tra di loro dialetticamente, metterli a confronto per ricostruire la conflittualità e l'attualità dei sentimenti di ogni persona. E quindi tutte queste costellazioni di sentimenti appariranno comprensibili, il criterio della comprensione, quello che lo Schneider, Jastrow applicava alle personalità psicopatiche, e possono quindi consentire anche un trattamento psicoterapeutico adeguato. Il problema dal punto di vista psicopatologico, dal punto di vista clinico, è il modo come si devono inquadrare personalità di questo genere, personalità che presentano, come dicevamo, delle situazioni atteggiamenti, situazioni emotive e atteggiamenti che in certi casi, quando superano certi limiti di accettazione anche da parte dell'ambiente, possono dar luogo in casi particolari a dei dubbi e a degli interrogativi se si tratti semplicemente di personalità psicopatiche o se ci possono essere elementi che possono far pensare alle psicosi. Ecco, questo lo potremo vedere attraverso un esame comparativo tra le diverse personalità psicopatiche, perché per esempio una personalità psicopatica che covi notevoli risentimenti, come in questo caso, che abbia un desiderio di rivalsa, di rivendicazione, di affermazione al di sopra degli altri, in quanto ritiene di dover essere compensata per le frustrazioni e per gli affronti che ha subito nel passato, può anche dar luogo a delle reazioni di tipo aggressivo. In questo caso si è trattato soltanto di un pugno, ma in altri casi sappiamo che ci possono essere delle reazioni molto più violente e molto più estese. Si può arrivare a atteggiamenti aggressivi con armi nei confronti degli altri e atteggiamenti aggressivi nei confronti di se stessi, perché queste sono personalità che, per quanto appunto abbiano dei programmi di autoaffermazione, di voler apparire forti e decisi nei confronti degli altri, in realtà vivono sempre dei sentimenti di frustrazione, di insicurezza, di dubbio sulle proprie possibilità, e quindi quando si accorgono del fallimento del loro rapporto con gli altri, del fallimento della loro esistenza, frequentemente ricorrono anche al suicidio. Quindi non dobbiamo mai sottovalutare queste reazioni che implicano il sentimento di insufficienza di se stessi, il desiderio di rivalsa, il desiderio di ottenere un riscatto, una rivalutazione anche con mezzi di tipo antisociale. Ecco, quindi dobbiamo in certi casi, anzi, ci troviamo di fronte addirittura a dei problemi di diagnosi differenziale con situazioni in cui il paziente può presentare degli atteggiamenti di tipo paranoicale che possono anche portare al dubbio che non vi sia una psicosi schizofrenica. Ecco, quindi il problema quindi fondamentale sempre della clinica psicopatologica è quella innanzitutto di una differenziazione tra la psicosi e la psicopatia, personalità psicopatica, e poi di verificare quale sia la tipologia di questa psicopatia. Questa è la base per una impostazione di diagnostica autentica nel campo della psicopatologia. Vediamo come questa impostazione, che è basata sulla differenziazione innanzitutto tra psicosi e psicopatia, sia molto sentita nella psicopatologia classica. Possiamo vedere quali possono essere quindi le differenze che noi possiamo trovare invece in rapporto ad una
impostazione diagnostica psicopatologica che ci viene offerta da un manuale di tipo operazionistico come appunto il DSM-5, ma anche come gli altri, le altre edizioni di questo manuale. Secondo il manuale DSM, questo caso può essere inquadrato nel capitolo di disturbi di personalità, visto che non ci sono franchi deliri, anomalie del comportamento, stati depressivi protratti nel tempo, quanto più un disagio emotivo, una problematica insorta nella prima età adulta, poi andata avanti nel corso della storia della paziente, senza un'apparente oscillazione del tono dell'umore che può essere ascrivibile a fattori medici generali come un ipertiroidismo oppure una encefalopatia, né a patologie come il disturbo bipolare o la schizofrenia. Si può inquadrare, secondo un manuale DSM, all'interno dei disturbi di personalità. Vediamo che questi disturbi di personalità nel DSM-5 non sono più differenziati attraverso l'asse 2 rispetto all'asse 1 dai disturbi come la schizofrenia, il disturbo bipolare e gli altri disturbi, diciamo, più acuti, ma sono equiparati a questi ultimi. Sono quindi considerati dei disturbi mentali a tutti gli effetti, meritando una diagnosi clinica, come se appunto fossero delle patologie a tutti gli effetti che non vanno differenziati in ambito qualitativo né quantitativo dalle patologie, diciamo, tra virgolette, maggiori, come la schizofrenia, il disturbo depressivo maggiore, il disturbo bipolare. Secondo il DSM, un disturbo di personalità sarebbe un modello abituale di esperienza interiore di comportamento che devia marcatamente rispetto alle aspettative della cultura dell'individuo e si manifesta in due o più aree come la cognitività, l'affettività, il funzionamento interpersonale, il controllo degli impulsi. Vediamo che viene fatto riferimento a un'esperienza interiore che però poi va quantificata, va oggettualizzata, quindi non è tanto un'esperienza interiore nel senso di come il soggetto vive i suoi sentimenti, i suoi stati d'animo e come li esperisce, ma un'esperienza che però va ricondotta al comportamento, perché va comunque riconosciuta obiettivamente nel pensiero, nell'affettività, in come funziona tra virgolette il soggetto nella società, come è adattato e come controlla i propri impulsi. Inoltre poi questi comportamenti apparentemente disturbati devono essere pervasivi, devono riguardare più aree sociali e comportare un disagio clinicamente significativo, viene scritto, nel lavoro, nel rapporto con gli altri o in aree importanti. Quindi viene fatta particolare, viene data particolare rilievo proprio al grado di disfunzione e di disadattamento sociale, più che a come il soggetto vive il proprio malessere interiore. Inoltre questi disturbi devono essere stabili, di lunga durata, iniziare almeno nell'adolescenza, persistere nell'età adulta, non essere meglio giustificati da altri fattori medici, generali o psichiatrici. Quindi questo caso si potrebbe inquadrare in questo disturbo di personalità. Il problema è che il DSM 5, ma anche i precedenti, hanno la caratteristica di ricondurre questi disturbi di personalità a delle categorie molto rigide, in cui spesso viene molto difficile inquadrare i casi in questione, perché un conto è effettuare una diagnosi differenziale tra una schizofrenia e una depressione, in cui più o meno i criteri sono abbastanza chiari. Un conto è effettuare una diagnosi categoriale di un disturbo di personalità in cui ci sono dei sentimenti, stati d'animo molto sfumati, che hanno una continuità gli uni con gli altri, e quindi nei disturbi di personalità verrebbe da dire conta più il singolo che la categoria generale, mentre nella schizofrenia sì, è importante il singolo come vive la sua esperienza psicotica, ma è più importante avere una diagnosi chiara, oggettiva, dove poi ricondurre il singolo individuo.
Nel DSM non viene fatta questa differenza fondamentale, si considerano varie categorie diagnostiche, vengono dette di disturbi di personalità, e quindi c'è un elenco comprendente il disturbo paranoide di personalità, quando il quadro è dominato dalla sfiducia, la sospettosità e l'interpretazione malevola dei comportamenti altrui, il disturbo schizoide e schizotipico, che sono i disturbi simili, attenuati della schizofrenia, in cui gli aspetti principali sono distorsioni cognitive, percettive, comportamento bizzarro, anche se non dell'intensità caratteristica della schizofrenia. Abbiamo poi il disturbo antisociale di personalità, quando il quadro è dominato dall'inosservanza, la violazione dei diritti degli altri, quindi un profilo del delinquente. Il disturbo borderline di personalità, che è spesso sovradiagnosticato, in quanto i criteri sono abbastanza vaghi, perché è un quadro caratterizzato da instabilità degli affetti, delle relazioni interpersonali, dell'immagine di sé, impulsività, quindi è una categoria abbastanza poco definita, che si presta a delle diagnosi molto frequenti con scarsa specificità nel riconoscimento del reale disagio del soggetto. Poi possiamo considerare il disturbo istrionico di personalità, quando il quadro è caratterizzato da una eccessiva emotività, una ricerca di attenzione eccessiva. Abbiamo poi il disturbo evitante di personalità, quando invece a caratterizzare il quadro è questa inibizione, isolamento sociale, mancanza di relazioni soddisfacenti interpersonali, ipersensibilità nel giudizio altrui. Abbiamo poi il disturbo dipendente di personalità, quando il soggetto è eccessivamente sottomesso, è troppo suscettibile e succube dell'altro, e quindi ha questo eccessivo bisogno di essere accuditi. Abbiamo poi il disturbo ossessivo compulsivo di personalità, quando prevale il perfezionismo, l'ordine, l'esigenza di controllo interpersonale e del proprio pensiero. Se paragoniamo queste categorie al caso in questione, vediamo che non c'è una categoria diagnostica predominante dove inserire il caso che abbiamo sentito, perché ci sono vari elementi di queste categorie. Abbiamo una tendenza un po' all'instabilità degli affetti, con una certa impulsività, come abbiamo visto nell'episodio descritto, dell'aggressione, o comunque della tendenza a volere avere una sorta di vendetta verso persone che avrebbero effettuato torti a questa ragazza. Quindi possiamo vedere anche dei tratti paranoidi in questo caso, perché alcune comportamenti degli altri sono percepiti come malevoli, ad esempio gli amici che parlavano mettendo un po' in disparte questa ragazza, lei ha in certo senso interpretato come se volesse essere esclusa, quindi messa in una situazione spiacevole. Abbiamo elementi anche narcisistici, perché c'è questa necessità di ammirazione e anche un riconoscimento del proprio valore, che deve essere però riconosciuto da sé, però vorrebbe essere anche valutato adeguatamente dagli altri. C'è un'esigenza di un'approvazione da parte degli altri, che gli altri in un certo senso ammirino questa ragazza per le sue qualità, e questo non viene del tutto avvertito, creando questi conflitti interiori. C'è una certa dipendenza anche dalla figura del fidanzato, una necessità di essere considerata. Se viene frustrata questa esigenza di considerazione, nascono conflitti, litigi, incomprensioni, anche perché c'è un po' una dialettica tra la dipendenza e l'esigenza di autonomia. Vediamo che però non c'è una categoria dominante in cui ricondurre il caso in questione. Quindi si potrebbe parlare di disturbo di personalità non altrimenti specificato, se vediamo che c'è una condizione di personalità sofferente, che però non può essere ricondotta in queste rigide categorie. Per ovviare a questi problemi molto frequenti, perché non è così facile che un soggetto possa essere rigidamente inquadrato in una di queste categorie, il DSM-5 ha provato a proporre anche un modello alternativo basandosi su
un approccio cosiddetto dimensionale, in cui considerare vari aspetti e vedere un po' la continuità tra normalità e cosiddetta patologia, però a dominare il quadro è sempre l'alterazione del funzionamento di sé e della relazione con gli altri. Infatti il nucleo psicopatologico dei disturbi di personalità, secondo questo manuale, è sempre l'alterazione del funzionamento, quindi di come uno riesce a rendere, ad adattarsi a piacere a se stesso e a piacere agli altri, e quindi ad avere delle relazioni gratificanti, e anche di come gli altri notano e valutano la persona, se quindi riesce a essere all'altezza delle aspettative della società, se riesce a conformarsi alle regole e alle convenzioni sociali oppure no. Secondo questo modello alternativo, che è inserito in una categoria a parte, in un appendice, quindi necessita di ulteriori valutazioni, secondo questo modello ci si basa per definire il funzionamento del soggetto sulla capacità di avere un sé unitario, quindi sull'identità, sulla capacità di regolare la propria esperienza emotiva, sulla autodirezionalità, cioè la capacità di perseguire in modo coerente i propri obiettivi, l'empatia, l'intimità, cioè la capacità di riconoscere parti di sé nell'altro, di stabilire un contatto profondo con l'altro. Ci sono molti aspetti che sembrano essere tratte anche dalla teoria dell'attaccamento di Bowlby, poi sviluppata da Fonaghi, in cui si valuta come centro del problema la capacità di avere una risonanza emotiva affettiva con l'altro, quindi la capacità di percepire cosa l'altro sta provando e quindi di costruire un legame in base alla regolazione affettiva e alla percezione di cosa prova l'altro sostanzialmente. Tutti questi criteri che abbiamo descritto devono però essere valutati in modo quantitativo, perché il DSM chiede in questo modello di dare un punteggio da 0 a 4 indicativo di funzionamento più o meno alterato. Quindi il livello 0 è un soggetto che si adatta bene alla società, che ha una visione equilibrata di sé e non sostanzialmente non crea problemi sostanziali di inserimento all'interno della società. Per avere una diagnosi di disturbi di personalità bisogna arrivare al livello 2, che poi sono tutte valutazioni semi-quantitative, perché si tratta di dare un valore quantitativo che però non è comprovato da una misurazione vera e propria, quindi non è come la misurazione della pressione arteriosa, che richiede una valutazione quantitativa in base a criteri universali della medicina naturalistica, ma qui si tratta di dare un voto, un numero che sì riflette un grado di severità del disturbo, ma che è convenzionale, quindi non si basa su un dato universale che può essere riconosciuto da tutta la comunità scientifica. Quindi poi si tratta di dare un punteggio che va da 0 a 4, 4 è il livello di funzionamento più alterato. Inoltre poi vengono stabiliti alcuni tratti di personalità patologici nel criterio B, il criterio A quello del funzionamento interpersonale, il criterio B è invece la definizione dei cosiddetti tratti di personalità patologici. Quindi mentre nel primo modello che abbiamo visto si considerano delle categorie rigide, qui si valutano più dei tratti per vedere anche potenzialmente le sfumature delle diverse caratteristiche del soggetto, invece che ricondurre a categorie più stabili ma più rigide. E quindi si tratta di essenzialmente constatare quali sono i domini che prevalgono. I cosiddetti domini sono caratteristiche del soggetto connotate sulla base di polarità opposte, quindi ad esempio l'affettività negativa contro la stabilità emotiva, il distacco dall'altro contro l'estroversione, l'antagonismo contro la disponibilità, la disinibizione contro la coscienziosità, lo psicoticismo contro la lucidità mentale. Vediamo che sono
la cosiddetta antinomia della personalità, si può forse fare un riferimento alla dialettica della personalità, ma sempre sul piano però operativo, sul piano oggettuale, quindi bisogna semplicemente elencare e evidenziare un item che prevale per poi avere costruirsi, diciamo, una serie di criteri oggettivi da descrivere e poi in base a quelli formulare una sorta di categoria su misura per il paziente, però dando non tanta importanza come il paziente vive la sua conflittualità interiore, quanto sostanzialmente a come funziona o non funziona nella società e la motivazione per la quale non funziona, quindi quali sono i comportamenti che deviano dalle aspettative culturali e sociali che creano disagio per sé, disagio per gli altri, ma sempre sulla base empirica e sulla base della capacità pratica del soggetto di aderire alle regole sociali. Quindi si avvicina più a un modello sociologico che a un modello scientifico, medico, clinico. Però a tutto questo viene poi dato il termine di diagnosi, come se volessimo cercare di ricondurre tutto questo all'ambito della medicina. Sembra però molto diverso il campo di questi disturbi che abbiamo descritto da quello della schizofrenia, dei disturbi depressivi gravi, depressivi maggiori, dei disturbi bipolari, che invece sono più legate al campo della medicina tradizionale, perché hanno dei sintomi, dei segni, come abbiamo visto, che sono riconducibili qui sia una diagnosi, per poi stabilire anche una possibilità di prognosi e una terapia adeguata. Quindi in base ai sintomi posso poi prevedere come evolverà il decorso della patologia. In questo caso nei disturbi di personalità si fa sia una diagnosi, ma è molto più difficile stabilire una prognosi e una terapia, perché il quadro è sempre di solito instabile, sfumato, poco passibile di una valutazione che permetta di stabilire anche come evolverà la personalità. Quindi siamo in un campo che sembra molto diverso, ma secondo questo manuale non vi sarebbe una differenza qualitativa. E poi, per esempio, cioè in questo caso si può presentare come paranoia, nel senso che c'è questa attenzione ai torti subiti dall'esterno. Però questi coesistono con un sentimento di insicurezza che la ragazza ha mostrato nella sua nell'adolescenza, quindi era una personalità insicura, timida, che questa timidezza doveva essere collegata a un'autosvalutazione, perché altrimenti avrebbe reagito come reagisce adesso. Allora c'era nella sua storia personale le fasi in cui evidentemente anche per la situazione familiare si era creato un blocco della sua reazione, quindi un sentimento di essere inadeguata ad esprimere la sua protesta, perché un adolescente che è vittima di bullismo ha un problema di autovalutazione, no? Quindi vediamo che c'è una dialettica in questo senso, che questa autosvalutazione ha portato poi a questo eccesso di aspettativa, di riconoscimento da parte degli altri. Sì. Quindi spezzettare, e non si può non vedere dei tratti, perché i tratti sono in correlazione dialettica. Sì, ma appunto per questo noi adesso stiamo cercando di vedere in che misura può giustificarsi un tipo di valutazione secondo la concezione della psicopatologia classica in contrapposizione alla valutazione che viene fatta in base al DSM-5. Perché per noi questo è importante dal momento che la psichiatria e la psicopatologia è gran parte anche della psicoterapia ha assunto questo modello in funzione di quello che rappresenta soprattutto dal punto di vista epistemologico. Quindi
ovviamente questo è un caso che interessa dal punto di vista della problematica interiore, della personalità, di quelle che possono essere gli sviluppi successivi, che possono essere orientati in maniera molto diversa, a seconda anche dei rapporti sociali che possono dimostrarsi favorevoli o sfavorevoli, perché persone sensitive, molto creative, sono anche facilmente influenzabili dall'ambiente esterno, anche se da parte loro c'è una tendenza a volersi arroccare su certe posizioni che giudicano intoccabili e senza alcuna alternativa. Ecco, ma questa è una valutazione che viene fatta in sede di psicoterapia quando viene seguito il paziente, si vedono quali sono le modalità che vengono assunte nella relazione con le persone che rappresentano l'autorità o le persone verso le quali si hanno dei sentimenti affettivi, eccetera. Insomma, queste sono tutte cose che si vedono in sede di psicoterapia, però prima di dare una valutazione propriamente di carattere psicoterapeutico, bisogna anche tenere presente quali sono le prospettive che hanno queste persone quando cadono sotto l'osservazione di uno psichiatra che fa parte dell'entourage attuale, insomma, perché attualmente la psichiatria è dominata da questo tipo di manuali che usano anche determinati questionari per poter giudicare in che misura la persona è integrabile o non integrabile con l'ambiente sociale, quale può essere la sua possibilità di inserimento in un certo contesto lavorativo oppure in un altro contesto lavorativo, e che quindi hanno un'impostazione di tipo comportamentista. Quindi noi dobbiamo cercare di capire come vengono valutate adesso nel contesto della cultura psichiatrica attuale per persone di questo tipo, o persone che anche possono presentare una tipologia diversa e possono essere inquadrabili sempre nell'ambito delle personalità psicopatiche, o possono presentare dei tratti di comportamento, di reazione che possono lasciare il dubbio che si possa trattare anche di psicosi. E questo è l'interrogativo che noi dobbiamo porci, perché noi riteniamo che una valutazione secondo il DSM non sia sufficiente, presenti delle gravi lacune, e che invece sia molto più valida un'impostazione secondo la psicopatologia classica. Questo lo riteniamo che sia più valida la concezione della psicopatologia classica. Perché? Perché innanzitutto la psicopatologia classica è interessata a distinguere nettamente se si tratti di malattia o se si tratti di psicopatia. E la psicopatia non è una malattia, la psicopatia è una reazione che può essere anche portare anche a conseguenze disastrose, perché è una personalità sensitiva che disperi della possibilità di realizzare se stesso, che quindi vive in un costante stato di disperazione per quanto riguarda la possibilità di progettare la sua esistenza, di trovare un inserimento nella società, vive un sentimento di insufficienza e aspira viceversa a portarsi al di sopra dell'ambiente in cui si trova, perché i sentimenti di inferiorità, sentimenti di frustrazione, come sappiamo, possono portare a sviluppi molto diversi, possono portare a reazioni di tipo astenico, tipo abunico, apatico, in quanto la persona si sente sconfitta e quindi più prende atto della sua sconfitta e in certi casi ricorre anche a comportamenti suicidari, e quindi abbiamo degli esiti di autodistruzione, oppure può
avere aspirazioni di riscatto, di rivendicazione e quindi di negazione della propria condizione, e quindi aspira a delle mete ideali che spesso può trovare anche precostituite, preformate nell'ambiente in cui vive, e adotta direttamente questi modelli o ideali o pseudo ideali per dare un senso alla propria esistenza, può indursi anche quindi ad atteggiamenti, a comportamenti antisociali, a comportamenti distruttivi, di cui abbiamo degli esempi anche lo dicevamo adesso, anche i fatti recenti, no? Anche i fatti recenti. Si tratta di persone che personalità sensitive, insicure, e con forte sentimento di insufficienza e di aspirazione a capovolgere questa situazione di insufficienza, di inferiorità, di dipendenza. È una tragica. E quindi ricorrono a qualsiasi mezzo pur di valorizzare la propria posizione nella vita e di dare un senso alla propria vita, perché anche il rivendicare degli ideali che non hanno la possibilità di una applicazione immediata nella vita sociale o volere attraverso questi ideali correggere la società oppure modificarla profondamente, e ponendosi al centro anche dell'attenzione generale, perché questi atteggiamenti anche hanno un valore teatrale di carattere dimostrativo, attirare l'attenzione verso le proprie capacità di superare certe forme limitate di esistenza o di pensiero, eccetera. Quindi c'è un'aspirazione in questi casi, una forte aspirazione alla trascendenza, proprio a uscire fuori dai limiti di un'esistenza infelice, e per cercare una vita immaginaria che sta al di là di quella che è l'esistenza e la vita del quotidiano, le sue frustrazioni. Quindi si capisce. Sì, perché si tratta ovviamente di personalità fortemente dipendenti, proprio perché non avendo raggiunto una visione autonoma del proprio io, della propria personalità, cercano un'integrazione in una forma di esistenza e che appartiene ad un mondo immaginario ovviamente, e che comporta anche una forma di trascendenza della propria esistenza presente. Ecco, poi quindi, c'è un transfer, no? Perché... Ecco, ma appunto tutte queste cose noi come le possiamo valutare? Possiamo valutare non da un punto di vista puramente naturalistico, ma tenendo conto della dialettica di questi sentimenti che comportano soprattutto l'atteggiamento che l'individuo ha verso il proprio io, perché i sentimenti nascono da stati di valutazione del proprio io, se l'io si sente integrato, se l'io si sente disposto ad accettare l'ambiente in cui si trova e le immagini della vita che l'ambiente offre, e naturalmente tutte queste cose non sono mai non vanno mai viste in una maniera unilaterale, perché un certo margine di insoddisfazione c'è sempre in ogni individuo, perché altrimenti se non ci fosse un'insoddisfazione nessuno prenderebbe più nessuna iniziativa e non vi sarebbero aspirazioni e l'individuo diventerebbe apatico, indifferente, non ci sarebbe una vita psichica. Quindi un certo margine di insoddisfazione c'è sempre in ogni individuo e ha un suo valore in quanto abbia una funzione dialettica nella vita dell'individuo. Ma se l'insoddisfazione nasce da un senso di inappagamento radicale per il quale non si vede una via d'uscita e non c'è alcuna possibilità di vincere i limiti che si avvertono nella propria esistenza, e nello stesso tempo c'è anche un desiderio di affermazione ad ogni costo, ecco che allora la situazione diventa esplosiva ed è possibile qualsiasi reazione. Però tutte queste cose sono
interpretabili e sono comprensibili se si assume una prospettiva dialettica, e dove si possono vedere anche gli stati d'animo negativi in funzione di quella che è il divenire della personalità, il suo sviluppo, la sua problematica, che comporta sempre una contrapposizione di essere e di non essere, di piacere e di dispiacere, di autoaffermazione e di dipendenza. Questi sentimenti vanno sempre valutati nel loro complesso e nella loro correlazione dialettica. E se c'è un sentimento di insoddisfazione in seguito a delle esperienze passate, è ovvio che la personalità aspiri a riscattarsi in qualche modo da queste situazioni di inferiorità, di disagio, che possono diventare delle vere e proprie idee ossessive che tormentano l'individuo fino a quando non si, l'individuo non ha la prospettiva di poter superare quei sentimenti di disagio e di inferiorità. E questo è il caso di questa persona, che evidentemente vive in funzione di questo ideale di riscatto, di rivendicazione, eccetera. E naturalmente, se si va oltre un certo limite desiderio di rivendicazione o di ricostituzione o di valorizzazione della propria personalità, allora ci possono essere anche delle reazioni che sono da considerarsi abnormi e psicopatiche. Questo non implica necessariamente che questo debba costituire una psicosi, perché se noi seguiamo per esempio la concezione classica, secondo lo Schneider, non si dovrebbe mai parlare di psicosi, e quindi non si dovrebbe parlare di pazzia, quando vi sia un problema di carattere psicopatico, per quanto grave questa reazione psicopatica possa essere, perché se non c'è una malattia documentata, se tutto è avvenuto in seguito ad una situazione conflittuale interiore, ad una una lotta, ad un conflitto che si è svolto nell'ambito della personalità, tutto può essere spiegato in termini psicologistici. Non è detto che ci debba essere necessariamente una malattia. La malattia deve essere dimostrata, deve essere documentata. Ora, un manuale come quello DSM facilita questo compito di distinzione tra psicopatia e psicosi. Perché? Perché considera tutti i disturbi come dipendenti da una causa organica, quindi da un disturbo del sistema nervoso. Quindi non si pone questo problema della diagnosi differenziale, che invece è fondamentale dal punto di vista psicopatologico, psichiatrico e psicoterapeutico.